area team manager per la 24 ore d'Italia. Andiamo nella postazione dove tutto si decide. Questa mattina alle 4.13 è piovuto. Andiamo a chiedere informazioni a Nicola Gennari, team di RGM. Nico, ti rubiamo un attimo. La pioggia, che cosa hai visto? Quanta ce n'è stata? Che cosa avete subito? Ma allora, come al solito nelle 24 ore succede di tutto e la pioggia fa parte degli imprevisti che bisogna tenere in considerazione. Ha piovuto forte per una decina di minuti e fortunatamente siamo riusciti a gestirla ed è stato divertente perché poi alla fine abbiamo rimescolato un po' la situazione e niente, dai. Come al solito è sempre un'incognita. Quanto avete cambiato come velocità di tempo? Prima già da 1.2 siamo andati a 1.40 circa, 44 in base al giro. Poi in meno di 5-6 minuti siamo scesi già subito sui 25 e in pochissimo tempo si è riasciugato e siamo tornati sui 4-5. Quindi è stato veramente un saliscendi continuo. Molto bravi ragazzi in pista. Ottimi piloti, ottimi team manager e complimenti all'asfalto di Jesolo che asciuga l'acqua. Esatto. Si vede che era la caduta di mare.